La realizzazione all'imboccatura del Corso d'Augusto, nei pressi del Ponte di Tiberio, di quella spartitraffico, di quei cordoli che sono stati realizzati, è stata ponderata per mettere in sicurezza una zona che rischiava di essere un'intersezione pericolosa qualora avessimo consentito la prosecuzione. Per chi veniva dal Ponte di Tiberio verso il Corso d'Augusto, andando a interferire con il traffico proveniente appunto dalla circonvallazione, quindi da monte verso mare, e di più anche col nuovo flusso proveniente da via Bastioni Settentrionali da mare verso monte. Quindi è stata una scelta volta a impedire una interferenza di attraversamento per le auto appunto che provenivano dal Ponte di Tiberio. Cosa implica questo? Sicuramente io dico un piccolo disagio per i residenti del primo tratto di Via Ducale, perché gli altri possono, venendo da Bastioni Settentrionali, svoltare in Via Cavalieri, perché c'è l'accessibilità dai Bastioni Settentrionali in Via Cavalieri, e un disagio anche per i residenti del primo tratto di Corso d'Augusto. Per quanto riguarda appunto la segnalazione, molto garbata devo dire, come sempre, che è giunta da parte dei sindacati e della polizia, e valuteremo questa possibilità, posto che è evidente che quando un mezzo della Polizia di Stato è in emergenza può agevolmente svoltare, perché chiaramente in emergenza il mezzo di polizia può farlo, se c'è un'emergenza vera. Diversamente devono arrivare alla rotatoria e tornare indietro. Io evidenzio un fatto però, al di là di quel cordolo, io evidenzio il fatto che dal 24 di dicembre, in fase sperimentale, verrà pedonalizzato il Ponte di Tiberio, per cui decade anche il tema del cordolo. Per chi proviene da San Giuliano, se non si può attraversare il Ponte di Tiberio, è evidente che il tema comunque è quello di passare da... No, no. Noi procediamo in via sperimentale, consigliere Spina, per 2 settimane alla pedonalizzazione del Ponte di Tiberio. Vediamo, io sono fiducioso, come funziona questa pedonalizzazione. È evidente che, come lei stesso ha sempre perorato, e su questo eravamo sempre d'accordo, credo con quasi tutti i consiglieri, la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio è un atto dovuto. È un atto dovuto verso noi stessi, verso la nostra storia. Quindi non è tanto il tema del cordolino in mezzo ai bastioni settentrionali, ma è quello di rivedere la viabilità nel suo complesso. E dirò di più, questa è un'altra considerazione, io so che i sindacati di polizia per primi premono per il trasferimento della questura dal Corso d'Augusto a Piazzale Bornacini, io ricordo che sono passati più di 7 mesi da quando in Consiglio Comunale abbiamo dato il via libera al trasferimento, autorizzando in deroga gli strumenti urbanistici per le opere da realizzare, autorizzando il cambio di destinazione d'uso. Io, che ho l'ufficio in Rosa Spina, ci passo tutti i giorni, se devo dire la verità, vedo muoversi poco e niente all'interno dell'immobile di Piazzale Bornacini. Questo è un altro tema ancora, ma io mi chiedo perché a 7 mesi di distanza ancora la questura per dare un luogo di lavoro dignitoso, per quale motivo ancora non sia avvenuto? È chiaro che, insomma, questo è doveroso approfondirlo anche da parte nostra e quindi, come dire, faremo le verifiche del caso. Io ricordo che quando lei diceva abbiamo detto, abbiamo deliberato lo spostamento in Piazzale Bornacini, io ero scettico sul fatto che sarebbe successo entro quest'anno e i fatti, come sempre, mi danno ragione. Per quanto riguarda la chiusura del ponte di Tiberio, caro assessore, finché il ponte lo teniamo aperto e pare che debba rimanere aperto fino... No, 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 non mi interrompa. Pare che dopo ritorni, cioè lo si riapra, fino a che, così ci avete detto, non ci sarà il ponte del lobby,
Allora, finché quando ci sarà il ponte dell'Obi noi chiudiamo tutto, ma prima dobbiamo consentire a chi viene dal ponte di Tiberio di poter entrare nel Corso d'Augusto. Quindi io le chiedo, in quel momento, dato che chi viene dal ponte di Tiberio ha l'obbligo di dare precedenza, ecco, non si creerebbe l'ingorgo, perché nel momento in cui dà la precedenza a chi viene da via Passione Settentrionale, sia che giri a destra sia che vada dritto, l'ingombro è lo stesso. Su questo, converrà con me. Quindi io vi chiedo di poter aprire, finché rimane aperto il ponte di Tiberio, il tratto che arriva in Corso d'Augusto.